dentro a lanciare un messaggio, non è che era impazzito il magistrato che aveva detto che la signora era, che il compagno della parte offesa, perché purtroppo qualcuno ha denunciato probabilmente falsamente un reato, probabilmente qualche medico ha esagerato nel dargli quel certificato, probabilmente c'è tutta una storia, quindi stiamo attenti anche a colpevolità di chi. No, ma dico che in quel caso per dirne altri, io personalmente so dell'esistenza di tanti altri casi perché questa è la mia materia, però ripeto, noi dobbiamo, adesso dobbiamo affrontare le cose in un modo diverso, stiamo cominciando a lavorare e finalmente stiamo cominciando a parlare anche in questo territorio, perché di fatto la paura di raccontare è sempre forte davanti di tutti. Allora l'impegno nostro, io mi assumo questo tipo di impegno stasera perché la politica che conta, la politica che vuole fare, a prescindere poi dalla posizione, non è nemmeno detto di quale partito sono, e lo faccio apposta, non volerlo dire perché ritengo che in questi momenti si vada insieme su un percorso. La politica che ha ascoltato stasera, la politica deve potersi muovere, ma per potersi muovere dobbiamo metterci insieme. Pensiamo ad una proposta di legge regionale. Pensiamo in un momento in cui non ci sono fondi perché di fatto sono stati tagliati, non so da chi, ma come, ma perché, però di fatto non ci sono. Quelli là che vengono trasferiti sia per la famiglia che per alcuni progetti possiamo ottimizzarli in qualcosa che riteniamo essere di emergenza, come quello di difendere i bambini e difendere quindi quelli là che non hanno la possibilità di difendersi da soli. Mettiamoci insieme, studiamo quello che potrebbe essere una proposta di legge, la sosteniamo tutti quanti con forza, la portiamo in consiglio regionale, ce la facciamo approvare ed un minuto dopo nessuno di noi potrà dirsi di non aver avuto responsabilità se per caso non lo facciamo. Questo è l'inizio, convochiamo i sindaci, facciamo sostenere una volta tanto una cosa che riteniamo tutti quanti essere giusta, non lo facciamo al di là di uno stupido schieramento politico di destra o di sinistra, lo facciamo perché i bambini non sono né di destra né di sinistra, perché le persone maltrattate non sono né di destra né di sinistra, sono persone e quindi tutti quanti insieme, questo deve essere lo sforzo comune, questo è il mio augurio, questo credo e spero che sia stato in questo momento. Qualcuno che voglia dire qualcosa, sono ben lieta per ospitarlo. Qui c'è Franco Ciaravella. Io credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'obiettivo primario è quello di costruire una rete che sia capace di attuare una prevenzione della violenza. Però, diciamo, il mio intervento è mirato su quello che avviene dopo che avviene il disastro. Che cosa possiamo fare? Quanto è importante quello che noi possiamo fare dopo che è avvenuta la violenza? Allora, vorrei presentare una brevissima vignetta clinica che mi permette di esprimere questo punto di vista. Una mattina arrivo al servizio Dipartimento di Salute Mentale di Ponticelli e la caposala mi dice che una ragazza di 22 anni ha tentato per la quinta volta un suicidio. E dice: Franco, te la vuoi prendere in carico? È un momento, diciamo così, l'assunzione di una responsabilità terribile perché ove mai poi dovesse andare male, ci si chiede sempre che cosa potevo fare, dove ho sbagliato, che potevo fare di più. E cominciamo il lavoro con questa paziente che chiamerò Dora e vi faccio raccontare come sono avvenuto questi disordini. Allora lei mi dice che aveva provato con una fune che si era spezzata, aveva provato con il gas, però poi pensava di non coinvolgere tutta la famiglia, si voleva buttare alla finestra, alla fine trova la soluzione, scende e va a comprare del veleno per topi, lo ingerisce, si mette nel letto, ma fortunatamente, guardavo prima quell'immagine, le ali dell'angelo, una sorella si accorge che lei sta male, la porta in ospedale e le fanno la lavanda gastrica.
la mamma va giù a dire a tutti i negozi che non devo dare più il velino, lei va in un altro paese e compra il velino e lo fa un'altra volta. Anche questa volta un passante si accorge e resta nella macchina e la porta all'ospedale. Qual è l'intuizione che scatta nella mente dell'analista? Perché ha provato la soluzione col topicino? Perché quello che poi viene mano a mano fuori dall'analisi è che lei ha avuto una violenza da bambina, da quando aveva 7 anni. Ed è stato uno zio. E questa violenza si è ripetuta. Allora, il topicino è una cosa terribile, perché è come che lei mette in atto una terribile sentenza punitiva di colpa, che lei è una zoccola. E il lavoro avanti per lunghi anni, ora non è tempo, però quello che voglio dire è che se si riesce, diciamo così, a condividere quella esperienza così terribile, è possibile piano piano, alla fine, dopo anni, voglio dire, lei riuscirà a lavorare in edicola di Ponza e mi racconta con una tenerezza che è una meraviglia, che lei scopre l'odore del mare, il cielo, le sensazioni, e poi mi porto una fotografia che sta con Raul. Allora, a conclusione, questo confronto tra donne e